Vi presento Kubu per creare games, Quizizz and Crossword. È un'applicazione online, bisogna registrarsi, free registration. L'account free è limitato a 30 studenti e a 15 attività alla volta. I risultati degli studenti sono disponibili per 30 giorni. Dopo 120 giorni di interattività, l'account scade. Bisogna creare gli account degli studenti, i gruppi, preparare le attività e settare i permessi. Una volta che vi siete registrati, entrate con il teacher login. Login e avete a disposizione tutte queste attività nella parte nella barra laterale sinistra, come vedete. Andiamo in Students, aggiungiamo gli studenti. È sempre meglio aggiungere gli studenti che non lasciare l'attività anonima perché così potete controllare i loro progressi e loro possono entrare nei gruppi, condividere i materiali e le informazioni con gli altri membri. Allora, come potete vedere, ho già inserito degli studenti, ma vi voglio far vedere come inserirne altri. Vado in Add Student, metto il nome del mio studente, Marco. E potrei mettere surname, metto di nuovo Marco. Comunque, l'email è optional. Posso genero una password random per lo studente. Questa sarà la sua password. E è un individual student. Salvo i cambiamenti che ho operato, save changes. Ok, e vedete che Marco è stato creato ed è stato anche messo in ordine alfabetico. Potete vedere che ho a disposizione la possibilità di vedere i risultati degli studenti quando loro avranno svolto le attività, di mandare una mail, di modificare i dati degli studenti stessi o di cancellare gli stessi studenti. Se clicco sull'icona Save the list with login data, ho la possibilità di salvare sul mio computer la lista degli studenti con le password di accesso. Infatti, come vedete, dal blocco note che mi viene generato, ho il nome dello studente, nome e cognome dello studente, l'indirizzo, il teacher name con cui dovranno entrare loro quando accederanno al test e la loro password individuale. Vedete che sono tutte password attribuite individualmente. Dopo stamperò questo elenco e darò a ciascuno la sua password. Ora vado in group, vado a creare il gruppo e creo una classe, ad esempio, add group, mi propone un personal access oppure un anonymous access. Naturalmente è sempre meglio scegliere il personal access e quindi do un nome alla classe, ad esempio quinta B. Save changes, ok, la classe quinta B e ha
Innanzitutto ho la possibilità di creare uno spazio del gruppo e quindi abilito anche il forum del gruppo, nello spazio del gruppo, di mandare messaggi e materiali. Save changes. Ho la possibilità naturalmente di mandare una mail al gruppo, alla classe e di editare, rieditare il profilo del gruppo, di cancellare il gruppo. Vado in activities ora per creare le attività. Ho tutti i tipi di attività, mi viene proposto match, divide, slider, composer, crossword. Scelgo composer, vado a generare in composer la mia attività e il titolo dell'attività posso mettere Ungaretti. Non do un limite di tempo, lo potrei dare se loro, ad esempio, avessero un test per esami da fare e invece clicco, spunto, randomize question order e poi anche reveal, correct answer and explanation at the end. Posso anche includere delle istruzioni, esegui il test, esegui questo test rispondendo, scegliendo la risposta esatta. Next step. Scelgo il multi answer. La question è che nome ha la rivista sulla quale Ungaretti scrisse in epoca giovanile e qui posso mettere le risposte tra le quali sceglierà lo studente. E qui posso mettere Solaria, ma non è quella giusta. Posso aggiungere l'acerba. Posso aggiungere manifesto. Posso aggiungere, ad esempio, il giornalino. Ecco, la risposta esatta è l'acerba e quindi la spunto, la visualizzo. Save activities. Ok, come vedete la mia attività è stata a questo punto creata. Ora che ho creato l'attività Ungaretti, vado nei permessi e ho queste possibilità. Innanzitutto era la classe quinta B a cui mi volevo rivolgere per fare l'attività. Quindi il gruppo, mi voglio rivolgere a questo gruppo. Potrei utilizzare l'attività per l'esame oppure per la practice. Per l'esame avrò una data precisa se voglio assegnare questa attività per l'esame. Per la practice non
non c'è il vincolo di una data precisa. Metto practice, poi dico che l'attività è accessibile a tutti e che è accessibile via web. Non setto questa voce, set exam deadline, perché non ho bisogno di mettere una data precisa. E quindi mi vengono spuntati tutti gli alunni della classe. Andiamo, tiro via questa classe, quinta, va bene, tutti gli alunni della classe quinta, ma era la quinta B, ecco, della classe quinta B. Come vi dicevo, è practice l'attività, save changes, e prima di fare comunque save changes, mi copio l'indirizzo dell'attività a cui andranno ad accedere gli studenti con Ctrl C. E questo è l'indirizzo, save changes, e così l'attività è pronta perché gli studenti vi possano accedere. Gli studenti fanno login, quindi mettendo il nome dell'insegnante. E la propria password, che io naturalmente in questo caso mi loggo con la password di Leonardo, per farvi vedere, copia, fingo di essere Leonardo e faccio login. Vado come Leonardo in practice Activities, mi trovo Ungaretti, mi dice che ci sono le istruzioni, mi dà accesso al test e clicco la cerva, I have finished, e posso anche vedere come Leonardo la breve risposta esatta. Vedete? E così ho finito. Ciao.